Ciao amici di Bracimi Ancora, in questo video assaggeremo insieme un menù sardo di 15 portate, maialino incluso. E allora ragazzi, mettetevi comodi perché ne mangeremo di cotte e di crude. Buongiorno. Sa 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 faissimo sa faissimo sa fa. Sei sveglia? Sono sveglia, Michele. Non sei come ieri quando siamo arrivati, no? No. Perché sono... non sei stata di molta compagnia ieri. Senti, sia sull'aereo sia in auto. Allora, Michele, io ti spiego una cosa. Sì. Io il giorno precedente, quando facciamo questi video, sì, io cerco di recuperare le forze, quindi dormo. Benvenuti ragazzi a un nuovo video. Oggi facciamo un pranzo sardo da Satanca e Bore. Cosa è Satanca e Bore? Ce lo facciamo spiegare dai proprietari. Un ristorante è un turismo rurale, un ristorante in campagna con un albergo, piccolo alberghetto. Casa mia, casa nostra, è stata fatta da mio padre e da mia madre nel 95 e noi stiamo portando avanti la nostra azienda. I proprietari di questo posto ci aspettano, Paola, per una ricca colazione. Sì. Però io ho declinato, facciamo una colazione differente. Ok. Perché fuori dalle nostre camere, guardate che ci sta. Ci sta un albero che scoppia di albicocche. Cerchiamo l'albicocca allora, migliore. Allora, guarda, di qua già ho visto che ci sono le albicocche più mature. Vedi questa che ha preso il sole? Guarda che bella. Questa la do a te però, dai. Grazie. Dopo questa veloce e breve colazione a base di beta carotene e di albicocche che presumo siano bio senza necessariamente scriverci bio, possiamo dedicarci al nostro pranzo sardo. Tu già stai a studiare il menù, eh? Sì, certo, mica mi sta a venire pure fame. Due albicocche. Non vedo l'ora di mangiare animelle e cordita. Con ma che, guarda, quello è giusto l'entrée. Livio, qui il tempo scorre. Dobbiamo cominciare... Ora iniziamo. Da chi iniziamo? Iniziamo a fare i maialetti. Buongiorno. Buongiorno. Uno. Due. Dammi quanti. Nel posto. Dov'è? Troppo già qua? Ecco. Stiamo filando i maialetti nello spiedo, per poi portare la cottura, però non buco mai la cotenna. E niente, esco qui nelle prime due costole. Sì. E poi riacchiappo le altre costole dall'altra parte. Alle mie spalle praticamente, ragazzi, una vera e propria catena di montaggio. Uno porta i maialini, l'altro li apre, l'altro li eviscera, l'altro li infilza e l'altro lega bene la spada al maialino. Nel frattempo, mentre accade tutto ciò, Tore prende del cervello perché ha detto dei maialini, perché mi deve preparare una colazione sarda. Tutto molto interessante. Questo qua con la camicia è quello che comanda, lo vedete? Lui è Matteo, il terzo dei fratelli. Faccio vedere come lo fa, come ce lo dava mio nonno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. La colazione sarda, cervello, strutto, uova, pepe nero e pane carasau. Questo è il primo mortacci quanto è buono della giornata. Siccome il menù di Satanca e Bore è davvero generoso, abbiamo chiamato i rinforzi. Marco Porcheri, buongiorno, direttamente buongiorno. Da Nuoro, hai mangiato stamattina? Spero di no. No. Oh, lui è un grande, lui è un grande amico di Bracemi Ancora. Praticamente, se non vi rispondo io su Instagram, quando mi scrivete dalla Sardegna, scrivete pure a lui, che sicuramente vi risponde più velocemente. Ricordate ragazzi, non fate mai arrabbiare Paola, mai, perché altrimenti fate questa fine. Maialini infilzati, adesso ragazzi vi facciamo vedere dove si cuociono, perché non si cuociono in cucina. Qui da Satanca e Bore hanno costruito praticamente una casetta che è deputata alla cottura dei loro maialini. Marco, scusa, questa è la, diciamo, casetta del maialino. Qui è scritto bene chiaro. Sadomo de su porcheddu. Imparate ragazzi, ok? Tu entri, c'è Livio che accende il fuoco e i maialini che aspettano di essere adagiati vicino al fuoco. C'è un metro di aria, di qui può fare il vento che vuoi, che non butta fuori la cenere. A te. Ciao Paola, ci vediamo, rimani qua. No, stavo osservando il camino da dentro, Michele. Com'è? Figo. Hai intenzione di rimanerci? No, non ho intenzione di rimanerci, io sono curiosa e tu lo sai. Alivio, ma qui come funziona? Tu lavori e gli altri guardano, uno, due, tre. Siamo in Italia. E calma, questa è l'Italia sulle tue spalle.
Guarda l'arte di, anche di come li ha disposti, vedi? Hanno una certa curvatura, perché io l'ho visto, lui osservava e faceva tutto con criterio, anche la distribuzione del calore, vedi? Hai visto come è fatto il camino, anche una forma curva? Questo l'ha girato un po' così, cioè questa sta più corta, cioè io osservavo lui che osservava tutta la situazione, veramente. L'arte del fuoco. Dunque, Livio ha detto che per cuocere tutti ci vogliono tra le 5 e le 6 ore. Secondo te in 5-6 ore, Paola, riusciremo ad assaggiare tutto il menù di Satan Kebore? Io penso di sì. Ce la facciamo? Ma questi sono bravissimi. E mo mica inizia un tour de force che la metà basta. Ma magari fossero tutti così tour de force, Madonna, no? Madonna mia. Dove si firma? Allora ci sono 2-3 piatti all'interno dell'antipasto. Che ragazzi, si ferma il mondo. Si ferma il mondo? Sì, sì. Benissimo. Se si ferma qui da Satan Kebore, mi trovo pure d'accordo, insomma. Io mi fermo qua, okay. Miche. Tu te ne torni a Roma da solo, ciao. Prese il pane, lo spezzò e gli disse, mettici l'olio aromatizzato. Più o meno era così, giusto? Più o meno. Livio. Ma tutti questi altri che stanno a tavola con noi chi sono? Tutta di famiglia. Ah, tutta oggi pranzo in famiglia? Pranzo in famiglia. Bon. Mia moglie. Quindi se ci sta pure la moglie siamo sicuri che si mangia bene allora, a posto. Allora, il nostro menù degustazione parte sempre con una selezione di salumi, quindi avete prosciutto crudo villagrandese, capocollo e salsiccia siniscolese, una crema di formaggio in mix caprino-pecorino, una ricotta 100% vaccino, la quale noi sovrapponiamo una linea di mele di carta. Praticamente l'inizio è col botto, no? Una ricotta, la ricotta gentile di capra è qualcosa di unico e strepitoso. Sono rimasta colpita da questo prosciutto, ragazzi, che è di una delicatezza, di una dolcezza unica, è veramente speciale. Questi sono prodotti sardi, Questo prosciutto è fantastico. Livio, mi assicuri che non l'hai presi al supermercato, all'Eurospin? Sì, all'Eurospin. Mi assicuri questo? Lo chiedo a Livio. Chiedi a Livio, con allora, il quale hai più so confidenza oramai. Voi sapete che ho una grande passione per i peperoncini. Voi cucinate piccante, ma avete per caso qualche peperoncino proprio vostro? Per tutti i tuoi fan, ricordiamo che anche in Sardegna Paola è riuscita a farsi dare il peperoncino local. Ma io di questo menù lo sai che cosa aspetto? Cosa? Le animelle di agnello, sì? E la corditta. Fantastico. La corditta sono le budelle dell'agnello che sono tutti quanti attorcigliati attorno ad altri budelli e vengono arrostiti. È una roba spaziale. Ma perché hai abbassato la voce quando parlavi della corditta d'agnello? Che è una roba mezza sagra qua, capito? Ah, ok. Oh, le famosissime melanzane alla Bore. Wow. Amici di Braciami Ancora, dovete sapere una cosa. Le melanzane alla Bore sono una ricetta segreta che fanno solo qua. Viene tramandata per via orale. Paola, devi sapere? Dimmi. Che soprattutto Livio, dice, sostiene che siano le melanzane più buone di tutto il Mar Mediterraneo. No, ma in realtà sono famose. Assaggiamo. La gente possa queste melanzane. E sono curiosa di vedere. Vado, Michè. Sì, sì. Assaggiamo un po' queste melanzane alla Bore. Ricetta segreta. Dice che ci vengono da tutta la Sardegna. No, vabbè, raga. Come sono queste melanzane? Questo è un safaissimo, proprio così. Ma proprio senza problemi. Guarda la faccia soddisfatta di Livio. Guarda. Ha riso. Livio ha riso. Sono Livio. Speciali. Buonissime, assaggio pure te adesso. E assaggio pure io le melanzane alla Bore. Un aspetto degli amici sardi è che tra di loro, tra i vari paesini, tra le varie cittadine, sono un tantinello competitivi. Quindi dire che queste potrebbero essere le melanzane più buone della Sardegna rischia di scatenare la terza guerra mondiale, ok? Per colpa mia che poi me do. Cioè io vi creo il casino, poi scappo e vi lascio nei casini. Assaggiamo queste melanzane alla Bore. Allora, se dovesse scoppiare la terza guerra mondiale per questa mia affermazione, sarebbe una guerra giusta, ok? Perché sono maledettamente buone. Penso che sia il primo mortacci quanto è buono della mia carriera che io destino a una verdura, ok? E dopo questo possiamo chiudere il canale. A che, dopo che c'è dopo questo? Buone. Pecorino fuso su pane carasau, non ci credo. Questo resuscita i morti praticamente. Mamma mia. No, si stacca.
pecorino fuso, ragazzi. Un altro di quei 1846 motivi per venire in Sardegna. Motivo in più, motivo in meno. Allora, Michele, questo è quello che ti dicevo prima. Per il quale avevi tanta aspettativa. Sì, e sono, me l'hanno messi tutti e due vicini, uno a fianco all'altro. Hai visto che bravi, sì. Ok, questa è la gordita. Sì. Fatta con le budelline d'agnello. Ok. Lo vedi com'è? È intrecciata meticolosamente e all'interno sono messe in verticale le stesse budella dell'agnello. Molti potrebbero pensare che queste interiori d'agnello abbiano un sapore forte. In realtà hanno un sapore sì particolare, ma io lo includerei all'interno del grande concetto di sapore delicato. Sì, cioè, esatto. Non è un sapore forte, non è un sapore aggressivo. No. È un sapore particolare, ma delicato. Concludiamo il giro di antipasti, perché quello che ci siamo mangiati fino adesso è solo l'antipasto, sì, del menù da 50 euro di Satan Kebore. Cervelletto fritto? Sì. Eppure questo è buono, vedi, vedi. Michele, dimmi tutto, Paola. Guarda cosa è arrivata. È arrivata la coratella. La coratella. Noi siamo grandi appassionati e conoscitori di coratella. Decisamente. Assaggiamo, sì, come la fanno qui da Satan Kebore, ok? Io qua però, ragazzi, ci metto il mio peperoncino. Cioè, è il loro peperoncino, scusatemi, il peperoncino sardo. Vado, Michele. Vai, vai. Chi è? Vediamo com'è. Vediamo se sa fa questo peperoncino. Io mangio direttamente da qua dentro, va bene? Direi decisamente. Scusate, nessuno si offende se mangia direttamente dalla ciotolina? Tanto voi, no, ci avete le vostre, no? Com'è sta curatella? Madonna, raga, sta curatella è safaissimo, pure la curatella. Neppure il peperoncino, buonissimo, piccante. Ottimo. Livio, fammi capire una cosa. Questa ogni cosa che si mette in bocca dice che è safaissimo. Cioè, nella sua lingua vuol dire tanta roba e mortacci quanto è buono. Ma che gli hai dato? Cioè, che accordi avete preso? Sotto il banco, che avete fatto? Nessuno. Nessuno? Sicuro? Tranquillo. Non è che gli ho offerto un mese di villeggiatura qua, no? No, se viene un mese viene a lavorare. Ah, sì. Aspettate, e accetti l'offerta di lavoro? Vediamo. Io volevo fare lo spot sociale, bracciami ancora per il sociale contro la disoccupazione, questo vediamo, non lo posso fare, riproviamo. E Paola, verrai a lavorare qui? Sì, va bene. Ok, bracciami ancora contro la disoccupazione. Antipasti finiti, senti, ti volevo fare una proposta, i primi ce li andiamo a mangiare in cucina insieme a Tore. Safa. Tore, non ricordo, che prevedeva il menù? Allora, ora ci abbiamo il malloretto con ragù di carne, che sarebbe un ragù di manzo e maiale, e poi i ravioli con ricotta e bietola con sugo di pomodoro. Se può fare. Gnocchetti sardi. Al dente, belli duri. Raviolo al basilico. Vado? Direi di sì. Buonissimo, affresco, estivo, buono. I primi strepitosi, lo gnocchetto sardo, ragazzi, una roba fantascientifica. Com'era il tuo, Paola? Era buono, era raviolo buono, un grande classico, fatto proprio da manuale, che gli vuoi dire? E ora andiamo a vedere i maialini a che punto stanno. Non è passato tanto, eh? Cominciano a colare. Ce ne giri uno per vedere il livello? Non è passato tanto, ci vuole ancora un po'. Livio, quanto ci vuole ancora? 3 ore e mezza. 3 ore e mezza. Io ho un'idea di come trascorrere le prossime 3 ore e mezza. Ragazzi, Michele dorme, ieri mi prendeva in giro che dormivo io, ma io ho fatto una riserva di sonno, così oggi sono attivissima. Adesso mi vado a buttare sulle altalene, non ci vado da quando sono piccola, mi faccio un giro in altalene e sulle giostre che hanno lì. Io gli do di primo un mozzico, va. Vai. Mm. Si
solo questo vale il prezzo del biglietto. Sì. Per venire in Sardegna. Però non ho parole per descrivere il suo maialino. Abbiamo aspettato 6 ore. Ma ne basta la pena. Ne basta la pena? Guarda, guarda la carne, guarda. C'è un burro, ragazzi. Guarda, guarda. Guarda qua. Cioè. Secondo me ci possiamo fare pure colazione domani, che dici? Io senza problemi. Ah, questa è la parte meglio. Però Michele, non ti puoi fregare tutta la codenna? È la parte meglio. Ho capito. Tu mangiate adesso. Livio, questo è un maialino cotto in purezza. Ti devo fare i complimenti. No. Dopo questo sei Adas, giusto? Sei Adas. Bene, e se Adas sia? L'originale è... No, allo zucchero. Allo zucchero. Sì, mi metti tutti d'accordo. Come lo chiamate? Bello. È lui. Come lo chiamate il formaggio della sera? Caso Murgiao. Murgiao. Come lo chiamate? Mi piace. Io questa qua così non l'ho mai assaggiata, lo sai. Sembra assaggiata col miele. Guardate come ci siamo vestiti, cioè ci siamo, come si è vestita Carina Paola per la conclusione del nostro primo video in Sardegna. Dopo che abbiamo scofanato tutto il maialino e gli abbiamo dato giù pure dei dolci, sì, ci siamo andati a fare una doccia. Io pure una dormita. Tanto qui famo a chi dorme di più, sì, praticamente. Conclusioni di questa prima giornata qui in Sardegna, qui a Siniscola, dagli amici di Stato Anche Bode. Ah, va, per 50 euro. Mamma mia, ma che ragazzi, cazzo non la devono dare di più? No, è incredibile, incredibile, davvero. Gli antipasti non finiscono mai, i due primi. Il maialetto sardo, cosa gli vuoi dire? Senti, domani si replica, nel prossimo video si replica. Verranno qui da Satanche Bore 60 amici sardi per una cena esclusivamente a base di bisteccone. Va bene, lo scoprirete ragazzi nel prossimo video. Adesso, tanto per cambiare, ce ne andiamo a cena e ci rivediamo domani mattina per un video sicuramente appetitoso. Si può dire video appetitoso? Sì, perché no? Ammazza. Ma con la camicia bianca non ti ci avevano mai visto gli amici di Braccio Ancora? No. Va bene, basta fare i complimenti a Paola. Ci vediamo domani, ciao!